Allora, come ricordava Santino, l'anno scorso ero qua tra i cinque candidati che si è fatta la passeggiata. Sono arrivato 500 metri e sono tornato perché non sono un grande sportivo, ma oggi sono qua in qualità di sindaco a vedere come tante persone, dai più piccoli ai più grandi, hanno la voglia di riprendere un po' lo spazio della città con mezzi che non sono solo quelli convenzionali. Accolgo subito la provocazione. Lo so che sembra paradossale, però il percorso che stiamo facendo è un percorso che ha bisogno, come diceva Santino, anche di un ragionamento culturale, ci vuole del tempo. Io sono sindaco da 10 mesi, stiamo cercando di puntare su una mobilità sostenibile che è fatta di passaggi. Abbiamo in campo 19 chilometri di piste ciclabili in città, sono progetti che già ci sono e che condivideremo, sono tanti, ma devono essere accompagnati anche da un cambiamento culturale. Io sono convinto che ci voglia sicuramente del tempo, ma anche la voglia, quindi macchina, scooter, anche io utilizzo lo scooter per comodità, dovrebbero far posto a biciclette elettriche, ormai siamo a questi livelli, ma anche alla pedonalizzazione pura, quindi credo che queste occasioni siano quelle che ci facciano riscoprire insieme il territorio ed è quello sul quale stiamo cercando di puntare, ma non voglio alibi, e siccome io sono convinto che alla fine del mio mandato mancano ancora 50 mesi, quindi ne ho fatti 10 su 60, il cambiamento ci sarà. Vi chiedo veramente di accompagnarmi con i pro e con i contro a quello che deve essere un modo diverso di vivere la città. Abbiamo tanti cantieri aperti, partirà fra un po' la pista ciclopedonale che va dal viale della Villa Dante e si ricongiungerà a quella che già c'è sulla Cesare Battisti e sul Corso Cavour, attraverserà anche il viale San Martino, quindi siamo in ballo. Ma non voglio alibi, voglio che la città capisca che ci vuole tanto tempo per cambiare, ma quella è la strada, quindi sono convinto che tanta gente ancora arriverà, ci faremo questa 35esima edizione insieme per dare un po' di spazio a tutti, grandi e piccoli, e capire come ci si può muovere anche con mezzi alternativi alla macchina, perché è impensabile che nel 2023 si parli ancora di macchine in pieno centro città. Grazie.